Questa è la terza volta che cerco di fare questo video, speriamo che sia la buona. Allora, ciao a tutti, in questa serie di tutorial andremo ad analizzare una divertente applicazione con OpenGL e vedremo un po' come farlo, come svilupparla in C, roba del genere. Visto che in italiano non ho trovato tanti tutorial, ho pensato che non sarebbe male creare e spiegare le mie esperienze che ho avuto mentre realizzavo, perché io ho realizzato una piccola applicazione che vi posso anche far vedere, che non è che faccia tanto. Non andremo a analizzare questa perché richiede un pochettino di codice e credo che sia un po' troppo per svilupparla. Comunque è una divertente applicazione che permette di fare questo render in cui ci sono anche qualche bug, ma c'è un semplice terreno. Questo è quello che sono arrivato io a sviluppare. Però non arriveremo a questo livello perché è un po' complesso da fare e non ho voglia di fare questa serie troppo lunga. Allora, la prima cosa da fare è decidere qual è il sistema di sviluppo da usare, ovviamente. Noi siamo su Windows, quindi possiamo usare o Visual Studio, il compilatore di Visual Studio, che è CL, o usare GCC, o usare Clang, che è un buon compilatore, o usare LLVM, o usare altri compilatori. Ma noi, per semplicità, in questi tutorial useremo Visual Studio. Possiamo usare quelle versioni che abbiamo, io in questa macchina ho installato tre versioni, Visual Studio 2015, la beta della prossima e Visual Studio 2010. Allora, per semplicità direi usiamo Visual Studio 2015. L'altra cosa che io faccio, dopo averlo sentito da Casey di Handmade Hero, che se voi non sapete cosa è vi consiglio di andare a seguirlo, crea fondamentalmente un gioco partendo da zero, un po' cosa facciamo noi, ma io ho fatto un po' di cambiamenti dal suo codice, quindi lo andiamo a fare comunque. Qua lui sta creando un gioco in 2D partendo da zero, è interessante, vabbè, ovviamente in inglese, però se volete è molto interessante. Anche l'altra cosa interessante, se volete sentirvi degli streaming, è questo canale qua di Twitch, SS Game, che è un altro che sviluppa giochi, fa robe interessanti, fa anche lui cose interessanti. E comunque, se vi interessa seguite anche loro, fanno gli stream la notte, quindi dovete essere meglio svegli, perché ovviamente essendo in America ci sono le ore del fuso orario. Allora, seguendo anche loro, e devo dire, già prima mi era venuta questa idea, ma non ero mai riuscito a realizzarla, e Visual Studio ha dei suoi limiti. Limiti, io questo era perché... Questo l'avevo già raggiunto, in cui volevo avere un editor in cui potevo modificare il codice, semplicemente schiacciare un pulsante e ricompilare il codice, senza dover andare in Visual Studio, lanciare dei cosi build, perché una delle mie avventure, io non so se ve lo posso far vedere, forse sì, è stata quella di realizzare un piccolo bootloader in UEFI, quindi in C, per sviluppare delle cose, delle cose. È stata un'avventura che mi ha richiesto un paio di mesi, alla fine ci sono riuscito, poi non sono più andato avanti da lì da sviluppare un sistema operativo perché non mi interessava e quindi mi sono fermato lì, ho fatto quello che mi interessava. Magari riesco a farmelo vedere, quindi ho dovuto usare dei file per build, per compilare l'assembly, per esempio, perché non ho usato il macro assembler del C di Visual Studio, che fra l'altro ho scoperto che io non ho mai letto la UEFA, ma dicono che sia vietato usarlo sto via. E adesso speriamo che si compili. Ho poche speranze. Dobbiamo fare ancora una cosa, vero? Mettere questo nella 3. Anche se non usiamo niente di quello, bisogna farlo. Comunque, giusto per farvi vedere cosa ho fatto. Poi iniziamo il tutorial. Quindi vi dicevo, ho raggiunto anche io la cosa che non poteva funzionare. Andare a continuare a usare Visual Studio era difficile. Allora ho iniziato a usare Emacs. Seguendo quello che fa Casey di Handmade Hero. Comunque,
E poi ho scoperto da ultimo che volendo si può usare anche Visual Studio semplicemente come editor e non usare il sistema di compilazione di Visual Studio, che è quello del progetto, ma usare uno script in un file.bat, e lui esegue questo creando un coso di makefile. Allora, non funziona, ve lo dico già. Eccolo qua, uscita dal comando. No search file of directory. Perché adesso questo è diventato E, questo è diventato D. Benissimo. Non dovrebbe essere difficile andare a cambiare, vedete, perché io qua in qua ho un file.build.cmd, che mi sembra che è quello che non uso. No, non è questo, scusate. In finalizing tools, mi sembra, no? In build, finalize build. Adesso dobbiamo andare a metterlo in D, perché era il nostro disk, del mio disk, che ho partizionato. Ok, giusto per farvi vedere cosa ho fatto e per spiegarvi. Ok, ricompiliamo anche il kernel, ricompiliamo il kernel. Ok, questo non ci serve. Adesso apriamo Hyper-V e gestione disco. Magari un giorno farò anche dei tutorial su questo, ma pensiamo a quello che è quello che è. Allora, dovrebbe essere questo disco qui. Custom SD offline. Quante possibilità ci sono che funzioni? Zero assolute. Ogni tanto un po' fa un po' i capricci, però l'ho trovato molto più veloce rispetto a VMware. Forse però non so quale preferisco dei due. La cosa assurda è che non si possono usare insieme, ma capisco perché. Perché ci sono l'hypervisor è un driver che gira a livello kernel, è un driver, quindi si vede che sono driver diversi. Non c'è una infrastruttura che dovremmo vedere. In teoria, eccolo qua. Carichiamo un kernel, un file exe che abbiamo compilato e vabbè, facciamo quello che il sistema operativo deve fare, poi possiamo anche visualizzare delle immagini e boom. Comunque, quando creavo questo, ho già iniziato a pensare che non aveva senso continuare a usare il sistema di build di Visual Studio. Allora ho cercato ed ero già arrivato a questa cosa di Emacs, ma il problema di Emacs è che c'è bisogno di un file di configurazione e io non avevo voglia di scriverlo, quindi. Poi ho visto il main dir e da lì ho sviluppato questo. Comunque, tornando alle cose serve, sono già 10 minuti di video e non abbiamo fatto una merita. Niente. Allora, io cosa faccio? Ho creato attraverso il comando subst una cartella. Con sst si creano dei dischi fasulli, fondamentalmente. Si creano dei dischi fasulli. Fondamentalmente è un disco che contiene crea un disco virtuale che è rappresentato che è nel contenuto di questa cartella. Io qua ho i miei progetti che sono un coso che si chiama build, dove c'ho una cartella build che ho tutte le cose dei miei tutte le parti della build dei miei progetti, quindi gli eseguibili, una libs che ho diverse librerie, questo è un progetto per l'università, questo è il progetto che sto facendo io, che non andremo a fare questa cosa perché richiede un po' di, vedete che è una specie di quello che sono arrivato io, una specie di terreno in cui l'altezza viene variata randomicamente, anche i colori, si potete vedere adesso il colore è solo un random da 0-1 in uno dei canali, quindi si vede. E
faccio rendere di più oggetti, ma un bug nelle trasformazioni, che vedete tutti gli oggetti sono trasformati solo rispetto a un punto e non rispetto a tutti. Questo è uno dei tanti motivi anche per cui volevo riniziare da capo sta roba, però questi video almeno spieghiamo, arriviamo a creare un cubo, non so, magari andiamo un po' sulle luci, ma non, senza fare niente di troppo avanzato, giusto per vedere come si fa. Non facciamo questo, perché questo momentaneamente sono già 11.000 linee di codice, e fare 11.000 linee di codice sono comunque un lavoro modesto. Ecco, però 11.000 linee di codice ce ne sono anche per un'altra ragione, ce ne sono tante, ma lo andremo a vedere. Sotto nel video, o in questo video qua che iniziamo il setup, vi linkerò un paio di file che dovete usare per... che dovremmo usare, e adesso andiamo a vedere cos'è. Quindi, dicevo, quindi quello che faccio è usiamo un compilatore che vogliamo, adesso Visual Studio, andiamo a fare un nuovo progetto e mettiamo un progetto di Makefile. Makefile, selezioniamo una cartella e diciamo che lo vogliamo fare in documenti projects. Se a questo punto, se siete molto furbi, gli dite che è questo, e crea una nuova cartella qui e la chiamiamo YouTube tutorial. Andiamo dentro, creiamo una nuova cartella che si chiama code, dove metteremo il nostro codice, una cartella che si chiama solution o Visual Studio. Visual Studio, e qua ci si mettiamo qua, creiamo un progetto che si chiama YouTube, un progetto di Makefile, e clicchiamo OK. Adesso, come vedete, ci dice guarda, cosa deve succedere quando compilo, cosa deve succedere quando ricompilo. Allora, prima cosa che dobbiamo fare è file di inclusione imposti, dobbiamo dire che devono essere in V, in questo caso V, poi vi faccio vedere ancora una cosa. U.code, andiamo a rinominare questa cartella code con il capital V. Guardate cos'è, in Windows lasciamo code. Questi sono il percorso di inclusione dei file. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo dire che prendi questa cartella, vai in V, vogliamo avere V fissato, possiamo sempre andarlo a cambiare, quindi sarà YouTube code. Non c'è differenza in Windows tra i percorsi, sono, non cambia dal maiuscolo al minuscolo. L'NTFS supporta la differenza, ma Microsoft non l'ha mai supportata a livello kernel, quindi un percorso con la lettera maiuscola e minuscola non fa differenza. Code, e avremo un file che si chiama build.bat, e quando facciamo la ricompilazione facciamo la stessa identica cosa, definizione del processore, niente, percorsi di ricerca. Questo deve essere questo. Avanti. Copiamo per debug. Fine. Aspettiamo 2 ore e mezza che Visual Studio fa le sue cose. Nel frattempo mi vado a prendere. Sia l'acqua. Scusate. Siamo qua. E adesso cosa dobbiamo fare? Prima cosa, stiamo compilando per 86. Adesso io suppongo che i vostri computer, spero che siano comunque di un certo livello. Noi creiamo solo per 64, quindi clicchiamo rimuovi per 86, chiudi. Quindi adesso compiliamo solo per 64 bit. E se non avete un computer per 64, usate, va benissimo, non fate questa operazione, state per 86, però. Ragazzi, il 2016 avere un computer con una 64 bit è una cosa un po' brutta.
Siamo qui adesso. Benissimo. Allora, prima cosa che andiamo a fare, creiamo il nostro file main. 2 ore e mezza perché la maschera sia aperta, ovviamente. Creiamo un file in CPP, lo mettiamo in U-tut, Visual Studio U-tut code, e lo chiamiamo winmain. Questo è il nostro file main. Avremo anche bisogno di un file winmain.h. Spero che abbia salvato dove è il file. Sì. Poi avremo bisogno di un altro file che lo chiameremo game.cpp. E qua. Andiamo qui. Creiamo qui, mi piace solo per visualizzare, un nuovo filtro che chiamiamo Windows. Questa è la parte di Windows. Ci spostiamo i nostri 2 winmain. Magari creiamo un nuovo filtro, include, e ci mettiamo questo. E a questo punto chiamiamo questo game, file di risorsa, non voglio questo, quello qua, non voglio questo. Per qua avremo, quindi abbiamo il Windows 32 e poi abbiamo il nostro game. Benissimo. Adesso, se noi compiliamo questa soluzione, ovviamente ci dà un bel errore. Ci dice, guarda, cazzo mi stai a dire a fa. Non è manco definito un perché lo compila, però non dovrebbe compilarlo. Cosa cazzo sta leggendo? Lo sa solo lui. Allora, poi la versione di piattaforma usiamo, vabbè, questa per l'ultima build, ta ta ta. Ma non è un progetto... What? Io gli ho detto di creare un progetto di makefile. Perché non mi ha creato tutta sta cazzo? Oh, sta puttanaio qua, non voglio sta puttanaio qua. Allora, ragazzi. Non so cosa sia successo. Questo ve lo devo far vedere dopo. Non so cosa sia successo. Non chiedetemi cosa sia successo, perché non so. Esattamente. Io gli ho detto di creare un progetto makefile. Lui non ha creato un progetto makefile. Semplicemente questo è il... Iniziamo da capo. Via sta cartella. Abbiamo Visual Studio. Adesso, differenza tra il 10 e l'8, guardate, ce la può fare, vediamo quale è quello più veloce. Adesso sono imparati tutti e due. Oh, che pazienza ci vuole. Visual Studio 2010 è più veloce. Però purtroppo non supporta una cosa che supporta il... Però... usiamo il 10. Noi possiamo sempre... usiamo il 10 che mi piace di più. Il nuovo progetto. Secondo me è più veloce. Makefile. U-tut. Non crea una produzione. Ok, invu. Slash. U-tut. Slash Visual Studio. Nice. Fantastic. Build command line. U-tut. Slash code. Slash build.bat. Non so prima cosa sia successo. Include search path. U slash
YouTube slash code. Bene, forse va. Next. Finish. Solution Explorer. Out. Di tutto. E ricreiamo la nostra cosa, quindi add filter game Windows include add filter include, compiliamo, dovremmo avere, ok, but non è riconosciuto come, ok, era quello che volevo vedere prima, che non capisco perché non l'ha fatto. Win main cpp in YouTube code. Ah, ovviamente esiste già. Add esiste in item a questo punto. Code win main.cpp add esiste in item winmain.h add esiste in item game.cpp add new item code.h lo chiamiamo game.h e di nuovo non importa, ma io preferisco tenere i nomi. Vedete? Così stupido via. Così stupido qui lo studio. Che tu quando crei un file non puoi più ridargli il nome, perché come vi dicevo Windows non è che è sensitive. Comunque, e abbiamo questo. Adesso dobbiamo creare il nostro, fondamentalmente il nostro file di build. Allora, spero che continui a registrare facendo così. Allora, quindi cosa dobbiamo fare? Andiamo qui. Andiamo qua. Visual Studio, YouTube, code. Adesso dobbiamo creare il... Winmain. Winmain. Dobbiamo creare un file.bath. Creiamo un nuovo documento di testo, lo chiamiamo build.bat e io lo vado ad aprire con Notepad. Allora, prima cosa che diciamo ovviamente echo off, non vogliamo che stampi niente. Poi andiamo a fare, non lo so, settiamo una variabile compare flex, lo chiamiamo per esempio, e vogliamo una build in debug, quindi OD è per il debug. MTD sono i simboli, multi-threaded simboli. Non vogliamo che Visual Studio ci dica niente, quindi no logo, per dire non vogliamo nessun logo. Vogliamo i numeri a virgola mobile veloce, c'è una convenzione nel Visual Studio, anche nei progetti viene settato di solito fast. Vogliamo FPX. Vogliamo le eccezioni dei numeri flat. Vogliamo GM- sono abilitiamo solo le eccezioni del C, non quelle del C++, che sono le vere eccezioni del C, sono quelle vere, perché il C++ poi fa tutto un giochetto per le eccezioni. GM e HA- sono sempre le eccezioni. GS disabilitiamo il controllo di stack. Stack, controlli di stack che sono stati introdotti negli ultimi compilatori. GR anche GR meno ZO sono sempre dei simboli. OI vogliamo che ogni errore venga segnalato come un errore. VX V4 vogliamo i warning a massimo livello. E poi vogliamo disabilitare dei warning di default
ce l'ho qua nell'altro file che uso. Fatemi ricopiare solo perché sono un po'. BT4201, 4117, 4100, 4189, 4505, 4127, 4457, 4706, 4456, 4408. Quello che uso voi, ma in realtà non sono, nessuno di questi è necessario. FCZ7. Z7 è il vecchio formato di file di debug e poi gli andiamo a dire i e gli diciamo qual è la cartella di inclusione che vogliamo e in questo caso sarà, avete indovinato, youtube/cot. Ok, a questo punto i possiamo anche rifare così. Quello che vogliamo è definire delle direttive di include, come per esempio stiamo facendo una build interna, quindi definiamo un internal build, non lo so. Tut build, io tutti i progetti la chiamo sempre internal build. Mi sembra, qua non vogliamo definire nient'altro, sì, ma e poi stiamo facendo una build per Windows, quindi magari possiamo decidere di chiamarla Win64, Win32 build. Windows Build, Win Build. Uguale a 1 e poi ovviamente bisogna dire questo. E abbiamo fatto. Adesso dobbiamo andare a settare il build del link. Quindi common link flux. E vogliamo, non vogliamo fare niente di incrementale. Incrementa uguale 0 uguale a no. Gli dobbiamo dire sub cosa vogliamo, gli dobbiamo dire cosa stiamo usando e quindi vogliamo creare un assist. Stiamo sviluppando un'applicazione Windows, stiamo sviluppando un driver optref, non so cosa faccia in realtà. Questo è molto quello che fa Casey fondamentalmente, con qualcosa in meno e qualcosa in più aggiunto per funzionare in Visual Studio 2015, perché ho avuto dei problemi. Lib path, questo serve, no, non ancora, poi vi spiegherò. Vabbè, dobbiamo di sicuro linkarci su kernel32.lib, quello che dobbiamo linkare ogni volta, user32.lib, gdi32.lib, opengl32.lib, e basta. Genere 32, basta. Adesso vogliamo andare a vedere se esiste la nostra cartella build, che è la nostra cartella che abbiamo detto che usiamo per build. Quindi facciamo un if, se not exist, se non esiste, pam pam, siamo in pam pam, pam 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 pam, build, mkdir, pam 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 pam, build. Ci spostiamo in quella directory, push d, pam 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 pam, build, e adesso possiamo, cancelliamo tutti i file.pdb, e diciamo che se non esistono, di non darci nessun errore, così, e adesso possiamo iniziare a compilare il nostro progetto. E quindi cosa facciamo? Semplicemente gli diciamo questo qua e gli diciamo cl, vogliamo compilarlo, gs- mi sembra che ce l'abbiamo già messo, comunque quindi cl common compiler flex, vediamo common per stare coerenti, e qua vedremo common, quindi cl come compiler flex, la i l'abbiamo già messa mi sembra in fondo lì, e quindi ti diciamo vai indietro youtut/code/win main, chiamiamolo win32 main, va?
CPP. Poi compileremo anche il nostro gioco che si chiama game.cpp. Quello lo facciamo dopo. Creiamo un file di output che si chiama F e lo chiameremo fmu.tut.map. Linkiamo con i common link flags. Ok? Benissimo. Quindi la unica cosa da fare è adesso eliminare questo in Win32 main.cpp. Sembra che abbiamo chiamato Win32 main e anche fare inclusione lo rinominiamo Win32 main.h. E quindi abbiamo un altro gioco, questo qui, e avremmo dovuto fare, dovremmo tutto, e lui ci creerà un file che si chiama Win32 main, che però ha un no, possiamo farlo, sì. E adesso YouTube, chiamiamolo YouTube main, YouTube win YouTube. YouTube main win 32 YouTube, perché mi sa in quella cartella altri file che si chiamano win main, non voglio avere gli stessi nomi, quindi semplicemente per quello sto facendo questo. Andiamo qui, rename Adesso andiamo qua in proprietà e dobbiamo fare due cose. In nmake output non è più questo. Vai tanto indietro. Facciamo prima a dirlo così. Edit. Non possiamo sfogliarlo. Quindi vai tanto indietro. E adesso andiamo a prove, perché io non so dov'è questo. In Visual Studio, YouTube. Ok, quindi dobbiamo andare 1, 2, 3 directory indietro. Possiamo usare V, ma così almeno non siamo in base a questo. Ma possiamo semplicemente dirgli, sai cosa ti dico? Non me ne frega, il file in output è .exe. E l'altra cosa che andiamo a fare è per il debug. I simboli di debugging li vai a cercare. Benissimo, vediamo cosa succede quando compiliamo. YouTube no search file or directory. What? Quindi da dove tutto non è stato trovato. Game non è stato trovato. YouTube. Abbiamo fatto dei casini qui. Push team. Tan tan tan, vai indietro, ta ta ta. Poi dovevamo dirgli di tornare al direttore che era un po' di questo non ci interessa farlo, perché non ci supportiamo. Sto guardando il codice build che ho dell'altro mio progetto, non facciamo quello di lì. Però io in realtà, se li passo così, dovrei poterli dire queste robe qua. Io ho settato la directory che devo andare a guardare, quindi in realtà dovrebbe essere intelligente da capire. Lui non è intelligente da capire, il compilatore è stupido, anche perché siamo completamente dimenticati di questa parte qui. Vediamo cosa si dice in Visual Studio adesso.
Line FP line are incompatible. FP fast and FP accept are incompatible. FP fast. FP FP accept. Minions, non vogliamo. No search file regression, no search file regression. Ok. /code/ in teoria dovrebbe funzionare. Non credo che funzioni. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, impossibile trovare nel search file directory. Beh, però questo lo trovi, se mettiamo la V lo trovi in realtà, vero? Se non è stupido, sì. Error! Entry point must be... Ok, ci siamo. Entry point must be defined, perché ovviamente non abbiamo entry point. Quindi, cosa dovremmo fare? Vabbè, la prima cosa che dovremmo fare è di sicuro includere windows.h int winapi winmain to questa cosa qua. Ho installato insieme la versione di prova di Visual Assist. Togliamo queste cose che non servono a niente. Io mi piace usare la notazione in cui non c'è questa LP che ti dice long, dice questo. Dobbiamo essere a posto. Reference 0 e dovremmo riuscire a compilare il mio programma e a eseguirlo con molto coraggio. Impossibile trovare il file di destinazione. Allora, questo ve lo devo far vedere alla fine del video. Vediamo un po' cosa è successo. My game build all.txt win32 my game debug console asset builder win. E dove mi ha creato il coso allora? Dove ha creato il l'eseguibile in youtube build. Oh, I think I know why it's not working. Credo di sapere. Facciamo così, va. Ok. All.exe tutto. E adesso dovremmo avere il win.utut. E in realtà se adesso facciamo un rename qui, andiamo in proprietà and make win.utut, dovremmo essere in grado di lanciare il programma, che ovviamente fa niente. E via così. Ok, quindi direi che questo potrebbe essere la fine del primo tutorial, che è quello di settare la, tutto il modo di sviluppo che avremo bisogno. Se avete delle domande, fatele nei commenti qui sotto. Un'ultima cosa, quella cosa lì di SubSTS, se non volete farlo ogni volta che attiviate il computer, perché essendo una cosa virtuale viene resettata quando si resetta Windows, quando si riavvia Windows, andate in questa cartella in Windows 10, altrimenti in Windows 7 è in esecuzione automatica. E create un file che qui ho chiamato build.bat, ma si può chiamare come volete, tanto questo viene eseguito. E l'unica cosa che dovete andare a fare è scrivere subst il nome della cartella, in questo caso vuoto, ma quello che volete voi è il percorso che avete assegnato a quella cartella. Qual è il percorso che volete? Qual è la cartella i cui file volete che siano esposti in questa qua? Scrivete, vabbè, echo off. Ovviamente, no, echo off, ovviamente, e questa cosa qua. Direi che adesso ho aperto quello sbagliato, ovviamente.
semplicemente echo off, quindi non voglio che scrivi niente a video, sub sts, poi ogni volta che avete avviato Windows a questo punto si creerà questa cartella V, o quella è il nome che volete. L'importante è che il nome non esista già, quindi non potete crearne una E perché esiste già per, in questo caso. E cosa dovevo farvi vedere? Ah sì, dov'è il percorso? È in il vostro utente, AppData, Roaming, Microsoft, Windows, Start Menu, Program, Startup. E qua potete metterci tutti i programmi che volete che si vengano avviati quando si lancia Windows. E boh, direi che con questo è tutto. Primo video di 40 minuti in cui non abbiamo fatto pressoché niente, ma ci siamo, non so, io mi sono divertito, ho passato un po' di tempo che non sapevo cosa fare, perché non ne posso più di studiare, che ho un esame, un paio di esami nella prossima settimana, ma non ce la faccio più di studiare, quindi ho detto facciamo qualcosa, era una cosa che volevo fare da tempo, perché ho visto che in Italia non ci sono pressoché nessun video che fa queste cose, e allora ho detto, beh, facciamo così. Adesso poi vi allego a questo video uno dei prossimi due cosette che ho io qua. Questo non ancora, perché non l'ho mai finito, non l'ho mai fatto, queste cose no, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no, questo vi devo allegare, questo e questo qui, non so cosa, come lo avvierà, bene, da nessuna parte, vi allegherò questo che ci servono per dei tutorial dopo, perché quello che andremo a fare, visto che stiamo realizzando un'applicazione di Windows, non è che ci interessi usare tanto il runtime del C, perché voi sapete che il C non è un linguaggio portatile, cioè nel senso, quando viene compilato su una macchina, per essere eseguito ha bisogno di tutte le implementazioni delle altre funzioni che sono platform dependent, quindi per esempio la funzione di memcpy, tutte quelle lì sono platform dependent, in parte, soprattutto le stringhe, e quindi deve avere tutto un runtime dietro per poter funzionare, che ha una certa dimensione nel file, perché infatti possiamo subito andarlo a vedere, perché se noi andiamo a vedere in build, in questo programma che non c'ha assolutamente niente, è già 372 kilobyte. Se 372 kilobyte, e questi 372 kilobyte sono i kilobyte che sono usati da una libreria che viene linkata automaticamente dal compilatore, e che fa questo. E c'è un modo, facendo due o tre cose, poi vi farò vedere in un altro video, perché adesso è una cosa che magari faremo alla fine, perché per adesso non è che ci interessi, però visto che siamo nella cosa, magari ve lo faccio vedere, adesso lo uso io nel mio, nell'altro mio progetto, e riduce molto le dimensioni. L'altra cosa è così, però facendo così non possiamo usare nessuna delle funzionalità stupide del C++, come tutte le classi del C++, Vector, quelle robe lì che sono stupide, idiote. Vector forse no, ma le altre sono idiote, molte delle funzionalità del C++, perché io posso dare l'esempio, ci sono sempre un mucchio di funzioni, ma non ci sono mai quelle di cui tu hai bisogno. Se tu vuoi avere una funzione string.empty, se la stringa contiene degli spazi, ritorna comunque a true, a false, perché uno spazio per lui è una stringa piena, che ovviamente se uno sta parsando un file non è così, perché se uno ha una stringa di tutti spazi è una stringa vuota. Provate? Questo è uno dei tanti esempi, e quindi per questo progetto qua, che è il progetto che ho dovuto fare nell'università, ho dovuto creare una funzione proprio per questo. Comunque, rispetto a tutto questo, direi che questo come primo tutorial può essere sufficiente, 43 minuti, ma diciamo che non abbiamo fatto tanto, è stato più spiegazioni. E quindi ci vediamo al prossimo tutorial, in cui magari creiamo una finestra e vediamo di fare qualcos'altro. Quindi ciao a tutti da Alberto Vodagna, ci si vede al prossimo video, se avete delle domande le postate qua sotto, spero di riuscire a rispondere, non so quando pubblicherò questo video, di sicuro non stasera, perché c'è una cosa interessante su live coding da vedere, e ci vediamo alla prossima.